Abbiamo già parlato di sistemi di stabilizzazione per le nostre foto e i nostri video e qualcuno di voi ricorderà che io non sono particolarmente fan né della stabilizzazione nell'obiettivo né tantomeno della stabilizzazione sul sensore. Nel corso del video di oggi, qualcuno di voi avrà già notato che abbiamo un ospite, nel corso del video di oggi andrò a farvi vedere quella che secondo me è e rimane la soluzione migliore per andare a stabilizzare le nostre riprese. Prima di cominciare però ringrazio innanzitutto lo sponsor del video di oggi che è FAU Tech che ci dà oggi la possibilità di testare questo gimbal motorizzato a tre assi. In secondo luogo vi invito a iscrivervi subito al canale perché nei prossimi video parleremo ancora di questo strumento perché andrò di volta in volta magari a farvi vedere qualcosa di carino che realizzerò anche per lavoro. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia e riprese video per le aziende. Ora, uno strumento come questo non mi è certo nuovo, io conosco già i gimbal motorizzati a tre assi, ne possiedo anche già qualcuno. Ecco però che la collaborazione con FAU Tech mi è sembrata particolarmente proficua perché questo strumento va a integrarsi nel mio flusso di lavoro in maniera molto simpatica. Ora io vado anche ad accenderlo. Eccolo qua, lui si accende, ovviamente è già stato bilanciato, le operazioni di bilanciamento sono, devo dire, piuttosto semplici rispetto ad altri esemplari che ho avuto modo di provare. In questo caso devo dire che il processo è stato abbastanza semplificato e veramente in pochi secondi riusciamo ad avere un bilanciamento corretto per le nostre fotocamere e videocamere. Ora, la cosa che mi preme farvi vedere fin da subito, intanto vedete che carino che è, questo strumento in particolare si chiama Scorp Mini 2, il nome deriva chiaramente dalla sua forma che ricorda un po' la coda di uno scorpione. Molto bene, ma andiamo a fare un po' di unboxing. Ovviamente all'interno della confezione troviamo il nostro stabilizzatore con la sua rotella e tutti i suoi assi e la manopola supplementare. Troviamo poi il treppiede che si va ad avvitare sotto con la vite e col passo standard. Qui abbiamo le componenti per agganciare la fotocamera con la piastra di rilascio rapido e qui abbiamo il passo per lo smartphone che si va a collegare in alternativa a quello per la fotocamera. L'orologio ovviamente non è incluso nella confezione, ma l'ho messo lì per farvi vedere quali sono le proporzioni. Troveremo poi un compartimento cavetteria in grado di soddisfare tutti i gusti, perché qui abbiamo tutti gli attacchi possibili e immaginabili e tutte le combinazioni possibili e immaginabili per connettere la nostra fotocamera al nostro stabilizzatore. Inoltre abbiamo un paio di brugole con cui andare a fare poi tutte le regolazioni fini. Come potete vedere la stabilizzazione io l'ho trovata veramente molto ben fatta. Questo è uno strumento con cui noi possiamo, non dico correre in giro, ma quasi, e abbiamo comunque una ripresa che rimane assolutamente gradevole. Caratteristiche che mi sono molto piaciute sono per esempio questa rotella qui sul davanti, quindi io posso impugnarlo a due mani e rimane molto comodo e molto confortevole e posso con questa mano andare ad agire su questa rotella e vedete che cosa fa. Io posso andare a decidere con un tocco di questo bottone che movimento andrà a fare la rotella e quindi posso fargli fare dei movimenti diversi, quindi posso andare ad agire su tutti e tre gli assi per andare a compiere un movimento molto lento e molto preciso, ma che può essere impostato, quindi posso dirgli se lo voglio più veloce, più rapido, più lento. Dopodiché con un doppio clic vado a riportarla in posizione diritta. Altra cosa da segnalare, spero che riusciate a vederlo, qui noi abbiamo un display che è anche touch con cui possiamo compiere diverse azioni tra cui le regolazioni. Questa era una cosa che in precedenza era un po' difficile da fare perché molti esemplari avevano queste regolazioni solamente via app con lo smartphone. Anche questo può essere impostato via app, però la maggior parte delle cose possiamo farle anche direttamente dal display, il che per me non guasta mai perché io meno uso lo smartphone e meglio sto. Ora, come potete vedere, noi qui abbiamo montato la Canon EOS M50, è una mirrorless di dimensioni abbastanza ridotte che quindi si adatta perfettamente a questo tipo di stabilizzatore. Nel corso del video vado a farvi vedere delle riprese realizzate sia con questa sia con un telefono cellulare, sì, perché questo particolare gimbal ha la caratteristica di essere adatto sia per delle mirrorless di taglia piccola sia per degli smartphone, il che me l'ha reso particolarmente appetibile perché in questo caso io posso andare a montare una fotocamera quando mi serve, dopodiché posso smontare la mia fotocamera e andare a montare un cellulare e andare a fare le stesse identiche riprese con lo stesso strumento, continuando nel mio flusso di lavoro, utilizzando di volta in volta lo strumento che reputo più adeguato, portandomi dietro un solo stabilizzatore che fa le stesse cose e che risponde allo stesso modo. Quindi questa cosa l'ho trovata particolarmente allettante ed ecco perché ho accettato con gioia questa collaborazione. Una piccola nota a margine, vi devo confessare che qui c'è un pezzo che è un intruso. Vedete questo
cappellino qui, questo non fa parte, questa è una mia aggiunta ed è un morsetto per i cavi che io ho avvitato sull'apposito foro con la vite col passo standard, perché qui c'è un foro fatto apposta per la vite col passo standard, in maniera tale che io qui posso bloccare i cavi che escono, quindi il cavo microfonico che esce sia dalla fotocamera che dallo smartphone, posso bloccarlo qui e avere quindi la mia trasmittente, il mio ricevitore che rimane bloccato qui a lato. Un'altra cosa che ho trovato molto comoda, molto azzeccata. Come potete vedere, qui c'è la clip che io ho messo per bloccare il filo. In questo modo posso andare a fare questo. Tac, come potete vedere, qui abbiamo la mia ricetrasmittente del microfono che è già collegata al mio dispositivo e così posso andare a fare le mie riprese e ho già il microfono che mi arriva direttamente sul filmato che vado a registrare. Comodissimo. Ora, per quanto riguarda le operazioni di bilanciamento, io non voglio dilungarmi troppo in questo video per farvelo vedere, fatemi sapere in un commento se vi può interessare che ve lo faccia vedere anch'io, però in realtà esiste già il tutorial direttamente dell'azienda che devo dire è fatto molto bene, l'ho seguito io stesso per eseguire il bilanciamento, per essere sicuro che tutti i passi fossero eseguiti nella maniera corretta, quindi ve lo lascio linkato giù nel primo commento, potete andare a vedervi direttamente quello che è fatto a mio parere meglio di quanto potrei fare io. Ad ogni modo, giusto per non lasciarvi a bocca asciutta, le operazioni di bilanciamento prevedono che vado a spegnere il dispositivo. Le operazioni di bilanciamento prevedono di partire con tutti i blocchi attivati, quindi io vado a bloccare tutti e tre gli assi. Ok, così siamo in posizione di partenza con gli assi bloccati. Le operazioni di bilanciamento prevedono che io vada a sbloccare per primo questo asse, quindi vado a sbloccarlo. A questo punto la mia macchina deve rimanere in posizione quando io la metto in posizione verticale. Se non dovesse farlo, ovvero se dovesse pendere in avanti o all'indietro, la cosa da fare è allentare questa leva e andare a eseguire il bilanciamento, quindi portandola un po' più avanti e un po' più indietro, finché non mantiene la posizione. Una volta fatto questo, la portiamo in posizione orizzontale e nuovamente la macchina non deve pendere né in avanti né all'indietro. Se dovesse pendere avanti o indietro, la cosa da fare è allentare questa nuova leva qui sotto e andare a eseguire un bilanciamento. Una volta che abbiamo fatto questo, andiamo a sbloccare il secondo asse. Avendo sbloccato il secondo asse, dobbiamo controllare che la nostra fotocamera rimanga dritta, quindi non deve fare né questo né questo, deve mantenere la posizione ed essere ben bilanciata. Una volta che abbiamo bilanciato questi due assi, andiamo a sbloccare il terzo asse. In questo caso dovremo andare poi a tiltare il dispositivo e nuovamente dobbiamo verificare, ecco vedete qui in questo caso non è ben bilanciato, dobbiamo andare a verificare che il bilanciamento venga mantenuto anche in questa posizione, quindi in questo caso un qualcosa del genere, no, vedete pende ancora, quindi è troppo, quindi devo andare a fare una micro regolazione. Ok, in questo modo. Vedete, così mantiene la posizione e quindi è corretto. A questo punto io posso bloccare tutti gli assi, andare ad accendere il mio dispositivo e sono pronto a utilizzarlo. Per completezza ve lo mostro anche con uno smartphone, in questo caso è un iPhone 15 Pro. Noi andiamo a posizionare il nostro iPhone all'interno del morsetto, avendo cura di centrarlo più o meno, e devo dire che la cover con il cerchio che sembra un bersaglio in questo caso aiuta parecchio. Dopodiché andiamo a agganciarlo e qui è più facile perché ha una sola posizione. In questo caso vedete che fa difetto, nel senso che si muove un pochettino quando è stato appena piazzato, però devo dire che da quello che ho potuto riscontrare questo non ha un vero effetto poi sul funzionamento, quindi possiamo anche trascurare quest'asse perché tanto va a essere compensato poi dal motore. Adesso andiamo a vedere se è bilanciato su quest'asse. Ok, vedete che pende, quindi dobbiamo... Ok, adesso forse pende un po' dalla parte opposta. Ok, così va bene e andiamo a chiudere. E adesso facciamo la stessa cosa. Una volta completato il bilanciamento, di nuovo possiamo andare ad attivare il nostro dispositivo e vedete che nuovamente possiamo andare a fare tutti i movimenti di cui abbiamo già parlato. Possiamo usare il joystick per fargli fare qualsiasi tipo di movimento, sarà sempre molto fluido e molto morbido e possiamo tornare alla posizione di partenza con un doppio clic del nostro grilletto. Bene, ma a questo punto voi sarete impazienti di vedere come performa, per cui andiamo sul campo e facciamo qualche test. Questa è una camminata normale, quindi io sto camminando
in maniera abbastanza normale. Giudicate voi come si sta comportando la stabilizzazione. In questo momento la sto tenendo con una mano sola, adesso vado ad aggiungere la seconda mano. Quindi ora lo stiamo vedendo come performa con tutte e due le mani. Bene, ora faremo una prova che è sempre un po' antipatica. Faremo il test faccia a faccia, quindi con stabilizzatore e senza. Ovviamente capite benissimo da soli qual è quello con e qual è quello senza. Io sto camminando tenendo lo stabilizzatore con una mano sola, quindi potrei fare meglio di così, eh? Ovviamente sto un pochino attutendo anche le vibrazioni sul telefono che tengo a mano libera, perché comunque sto camminando in maniera tale da molleggiare, però vedete che c'è una differenza abbastanza notevole. Ora proviamo a fare qualcosa di estremo, cioè facciamo una corsetta. Io sto facendo una corsetta, ditemi voi come vi sembra. Ora, qui c'è un rumore pazzesco, ma noi facciamo finta di niente e andiamo a testare i movimenti del joystick. Joystick che a mio avviso si comporta molto bene, segue il movimento in maniera molto fluida, molto gradevole. Quindi assolutamente un buon lavoro. Andiamo a fare un test anche della nostra rotella. Io vado a girare la rotella e vedete che la testa segue fluidamente il movimento e poi ritorna in posizione. Una cosa molto bella che ho riscontrato è che, non chiedetemi come, ma il pulsante REC funziona, nel senso che si abbina automaticamente, quindi quando io premo REC la registrazione cessa. Osserviamo. Comunque, per quello che vale, a me sembra che si comporti più che decorosamente, cioè vediamo più i movimenti dei miei passi rispetto al movimento che i miei passi dovrebbero produrre sull'immagine. Non so se ci avete fatto caso, vedete che io mi muovo e l'immagine rimane ferma. Ok, nuovo test. Adesso ci facciamo una camminata su un terreno che non è accidentato, però è quantomeno sgradevole perché ci sono protuberanze sull'asfalto che rendono l'incedere un po' meno sicuro. Faccio questa camminata anche per darvi modo di valutare come rende a velocità diverse, perché è vero che io posso andare pianissimo e a questo punto diventa praticamente un drone, ma è vero anche che io posso andare un pochino più veloce, e a questo punto se io vado un pochino più veloce, certo, lui diventa un po' meno preciso, però rispetto che a mano libera è comunque un altro pianeta. Facciamo nuovamente il giochino di prima e proviamo a vedere face to face come rende un telefono senza nessun tipo di stabilizzazione se non quella interna. Stiamo parlando di due iPhone, quindi stiamo vedendo un iPhone paragonato a un altro iPhone, ma con la stabilizzazione. Ovviamente, proprio come prima, io l'iPhone con la stabilizzazione lo sto reggendo ovviamente con una mano sola, se no farei molta fatica a fare questo test perché purtroppo ho solo due mani. Direi che la differenza è assolutamente visibile, ditemi anche voi che cosa ne pensate. Nuovamente qui in modalità selfie, siamo in uno dei cantieri più brutti e pericolosi della città di Milano. Purtroppo non sono qui per lavorare oggi, non sono qui per fare riprese industriali, mi sarebbe piaciuto tanto. Purtroppo dovrete accontentarvi di vedere, vedete come succede che io ballo perché mi muovo, perché sto facendo i passi e l'immagine invece resta ferma. Io posso anche approfittare del grip, perché ho il grip verticale in più e quindi posso tenerlo con una mano sola abbastanza distante da me. Anche qui ditemi voi che cosa ne pensate, a me sembra più che decoroso, mi sembra un ottimo risultato, considerato anche l'ingombro che mi devo portare indietro, che non è particolarmente esteso, cioè lo sto tenendo senza nessun problema con una mano, è una cosa tutto sommato leggera rispetto a certi altri che ho visto in commercio. A questo punto c'è solo una cosa da fare. Interessante, vero? Lo rifacciamo, pronti? Carino, eh? A questo punto direi che ci rivediamo in studio per le considerazioni finali. Molto bene amici, come avete potuto vedere, strumento secondo me molto interessante, molto versatile,
Come potete vedere le dimensioni non sono esagerate e può comunque essere riposto in maniera abbastanza semplice. Devo dire uno strumento interessante perché mi sta permettendo di fare delle cose dove magari prima con altri strumenti di questo tipo avevo delle difficoltà, mentre questo per la sua fascia devo dire che è veramente eccezionale per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo e le cose che ti permette di fare. Quindi veramente molto interessante. Anche per questo motivo normalmente io quando accetto una collaborazione è perché sono già convinto del prodotto, quindi non faccio fatica a dire che mi è piaciuto perché ho scelto di portare avanti questa collaborazione in quanto il prodotto già mi aveva convinto. Quindi spero che questo video sia stato per voi illuminante, spero di avervi fatto vedere qualcosa di carino. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale. Se avete domande su questo dispositivo fatemele adesso qui sotto in un commento, perché andremo magari a parlarne in capitoli successivi, per cui vi consiglio anche di iscrivervi così non ve li perdete. Signori, è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi. Io e Feiyutech vi diamo appuntamento al prossimo video.